Per alcuni degli argomenti trattati, questo podcast è destinato all'ascolto da parte di un pubblico adulto. Questa è una storia di scandali. Questa è una storia di leggende. Questa è una storia di menzogne. Questa è porno, una storia italiana. Capitolo terzo. Dove il mare è più profondo. Roma, 1986. Al cinema Espero di Via Nomentana va in scena uno spettacolo erotico. È una replica. Le prime due settimane di programmazione al Teatro delle Muse sono state un successo, con il tutto esaurito ogni sera. Sul palco si alternano quattro ragazze. Cantano e ballano, certo, ma soprattutto si masturbano e si lasciano toccare. Una sera, nel buio della platea, c'è anche un poliziotto. Alla fine dello spettacolo va a denunciare, per oltraggio al pudore, organizzatori e artiste. E organizzatori e artiste non possono chiedere di meglio. Nei giorni successivi si parla solo di loro. Di Riccardo Schicchi, che ha inventato lo spettacolo Curve Deliziose, di Ilona Staller, che non è nuova a denunce del genere, di Ramba, che sale sul palco imbracciando un mitra finto, di Cornelia, detta Vampiria perché viene dalla Transilvania, e soprattutto di Moana Pozzi, la nuova stella della diva futura. Diva Futura nasce 3 anni prima. È la prima agenzia di casting e produzione specializzata in pornografia. La sede è a Roma, su Via Cassia, fuori dal grande raccordo anulare, in un comprensorio che, in pochi anni, diventa il centro del porno in Italia. Ai piani superiori vivono Riccardo, Ilona e alcune delle attrici. In una stanza del seminterrato si girano i film e si scattano le foto. Gli uffici sono proprio accanto. E in quegli uffici, per 10 anni, c'è stata la scrivania della segretaria e braccio destro di Riccardo Schicchi, Deborah Attanasio. Durante il colloquio, insomma, mi ha chiesto delle cose. Invece di chiedermi il segno zodiacale, tutte queste stupidaggini mi chiedevano gli altri che flirtavano durante il colloquio. Lui mi ha chiesto che lingue parlavo, che studi avevo fatto, quindi un colloquio serissimo. E poi mi ha detto: vabbè, mi segua un attimo che le devo mostrare una cosa. E io ho detto: vabbè, ecco fatto, ci siamo. Quindi mi ha portato dentro il bagno dell'ufficio, che era piccolissimo, sarà stato 4 metri quadri, e improvvisamente ha tirato su, ha aperto una finestra e sono entrati una ventina di gatti. Quindi eravamo circondati da una marea di gatti che continuavano a miagolare, salivano ovunque, sopra il box doccia, ovunque. Eravamo pieni. Io sono un'appassionata di animali in una maniera smodata. I gatti in particolare, io sono impazzita. E lui, tutto tranquillo, mi ha detto: senta, volevo solo chiederle, volevo verificare che le piacessero i gatti, perché ho bisogno che qualcuno ogni tanto, tra le varie mansioni di segretaria, gli dia anche un po' una pettinatina, una spazzolata ogni tanto. Quindi è stato un colpo di fulmine assoluto. Deborah però non si deve occupare solo dei gatti. Risponde agli ammiratori, aiuta nell'organizzazione degli spettacoli, a volte segue le ragazze nei locali. Comincia anche a scrivere per le riviste patinate le rubriche che poi escono firmate dalle attrici. Attrici che, agli occhi di Riccardo, sono delle dive. Facciamo un paragone: un'attrice famosa che andava a lavorare in Francia poteva anche girare un centinaio di film in un anno. Un'attrice che lavora con Riccardo Schicchi magari ne girava uno in 3 anni. Non è da poco, e comunque invece guadagnavano tantissimo lo stesso, perché Riccardo Schicchi gli faceva fare tantissimi spettacoli. Se andavano a una trasmissione televisiva gli faceva avere un cachet altissimo, manifestazioni, ospitate nelle discoteche. Al tempo si andava molto nelle discoteche a fare le ospitate, quindi qualsiasi cosa facessero. E Ilona Staller fece anche la pubblicità, nessuno se lo ricorda, dei cetriolini di una famosa marca di sottaceti. Lui usava un termine, diceva: io le mie attrici le sublimo. Boni e nostrani, sottaceti, cicciolini, cicciolini. A
a volte mi dicono: ma come fai ad aver lavorato in un ambiente che sfruttava il corpo delle donne? Ma io rispondo sempre: è un pregiudizio. Quando lo sento dire mi rendo conto che c'è un doppio standard, cioè dalle donne ci si aspetta qualcosa di diverso, perché in realtà in un film porno ci sono anche gli uomini e spesso sono molto umiliati nel film. Io ho visto molti film dove a essere umiliati sono i maschi. Poi la cosa che ho notato subito quando sono andata a lavorare con Riccardo Schicchi è che questo era l'unico ambiente dove le donne guadagnano 10 volte più dei maschi, dove sono insostituibili, dove non si possono licenziare. È veramente paradossale pensare, perché una donna per essere trattata meglio di un uomo sul posto di lavoro deve andare a fare il porno, è veramente pazzesco. Alle ragazze, si raccomanda Riccardo con Deborah, bisogna sempre dare del lei. La regola numero uno è: le artiste hanno sempre ragione. E ce n'è una che forse ha più ragione delle altre. È Ilona, che è comproprietaria dell'agenzia e, contemporaneamente, artista di punta, quella che fa guadagnare di più. I suoi film costano tantissimo, perché incassano tantissimo. Allora, un film che pagavano i produttori, perché ovviamente vendevano in tutto il mondo, 250.000 euro in lire. 500 milioni? Sì. Non è stato sempre così, però. Prima di Diva Futura, Ilona e Riccardo avevano già esordito nel cinema a luci rosse con Cicciolina Amore Mio nel 1979. Il film, ispirato alla loro storia, è più soft che hard e al botteghino guadagna poco, appena 34 milioni di lire. Poi però, nei primi 3 anni dell'agenzia, escono 3 titoli con Ilona protagonista: La conchiglia dei desideri, Porno Poker e soprattutto Telefono Rosso. Girato da Riccardo nel 1986, è considerato il debutto ufficiale di Cicciolina nell'hardcore. Ed è un successo. Ecco la prima chiamata. Ho da fare adesso. Mi chiama il telefono rosso. Ilona diventa un mito. Come per ogni mito, cominciano a circolare leggende metropolitane. E ce n'è una su tutte, una che è stata raccontata talmente tante volte e con così tanti dettagli che ormai molti sono convinti sia vera. Sì, quella del cavallo. Secondo la leggenda, in Cicciolina Number One del 1986, Ilona ha un rapporto con un cavallo. Nel film effettivamente un cavallo c'è, è nero e si chiama Principe. E qualcosa succede, ma è tutto simulato e Ilona non è neanche coinvolta. Cicciolina Number One, il video dove potete veramente vedere che non sono io, ma c'è una ragazza che fa timidamente, se si può dire timidamente, sta vicino al cavallo. Io ero su un calesse insieme con l'attore francese. Per me è un tema allucinante, allucinante, perché evidentemente ci stanno della gente idiota che è pervertito, che gli piace l'idea. In quegli anni però Ilona rischia di perdere tutto, perché in quegli anni si cominciano a sussurrare 4 lettere che diventano sinonimo di paura e di morte. AIDS. Professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, cos'è l'AIDS? L'AIDS è una malattia che vede un virus molto infingardo, perché sceglie come bersaglio i linfociti T, che sono i maestri d'orchestra del sistema immunitario, e quindi causa l'insorgenza di altre patologie perché abbassa le difese immunitarie. Patologie infettive, patologie anche tumorali e una situazione che, lasciata a sé, purtroppo sappiamo, arriva al decesso della persona. Quando si è cominciato a diffondere e da dove è venuta fuori? L'HIV dagli anni 80 in modo epidemico a San Francisco. L'origine è ancora incerta, si pensa che, come anche per il coronavirus, si tratti di un virus animale che poi si è modificato ed è diventato specifico per l'uomo. In che modo si è diffuso? Si è diffuso attraverso contatti con sangue. Nel passato 3 le grandi categorie: negli Stati Uniti l'omosessualità come elemento prevalente,
in Europa, in Italia, tristemente attraverso l'eroina e quindi lo scambio delle siringhe. In Africa ha devastato intere generazioni per invece un contatto eterosessuale. Ad oggi l'85% di soggetti che si infettano hanno un'origine sessuale, 60% etero, 40% omosessuale. Negli anni 80-90 c'era una comunicazione più martellante che in qualche modo evidenziava questo rischio e quindi c'era questa percezione. Ora la persona rimane sieropositiva, quindi infetta ma non con la sintomatologia clinica per anni. Questo ha abbassato appunto la percezione di rischio. La cosa drammatica è che c'è un'incidenza di 4 casi per 100.000 persone ogni anno di nuovi infetti, che vuol dire che ogni giorno altre 7 persone in Italia ancora si ammaleranno di HIV. AIDS colpisce anche John Holmes, uno dei miti dell'AIDS. Negli anni 70 negli Stati Uniti si era guadagnato una celebrità fino ad allora mai vista per un porno divo, ma era anche diventato dipendente dalla cocaina. Guadagnava tantissimo, ma i soldi non bastavano mai. Per questo aveva cominciato a prostituirsi con donne e con uomini, ma anche a rubare e a spacciare, fino a trovarsi coinvolto in un regolamento di conti fra gang di narcotrafficanti. 6 mesi di carcere dopo, prosciolto dall'accusa di omicidio, rieccolo sui set a girare film porno, sia eterosessuali che omosessuali, e a prostituirsi. Tutto questo proprio nel periodo della prima diffusione dell'HIV. Risulta positivo nel 1986, ma decide di non rivelare di essere malato e accetta una ricchissima offerta per girare 2 film in Europa. Uno è Carne bollente, regia di Riccardo Schicchi, protagonista Ilona Staller. Devo dire la verità che io vedevo un po' malmessa, non stava bene quando erano in scena. Allora sono andato vicino a Riccardo e dissi: Riccardo, ma guarda che questo attore non sta bene. Non ti preoccupare che c'ha il cancro al colon. Insomma, chi mi ha illuminato invece, che lui stava morendo già quando è venuto a Roma, e di AIDS, mi ha illuminato il mio futuro marito, che è Kunz, e mi disse: guarda che te lo mando la cosa, il referto medico dell'ospedale che è morto di AIDS. E devo dire la verità che buon Dio mi ama, e praticamente se non sono morta per AIDS, insomma, io ho fatto non tanti film perché costavo tanto, però una ventina di film ho fatto. Da dire una cosa, che se non sono morta di AIDS non ho mai avuto nessuna malattia di sesso, ciò vuol dire che Dio mi ama. Evita l'AIDS, è protagonista di leggende, ha soldi e successo. Ilona sembra inarrestabile, ma proprio in quegli anni viene affiancata e in parte offuscata da una nuova stella, l'ultima arrivata alla Diva Futura, Moana Pozzi. Si chiama proprio così, Moana. Non è un nome d'arte, lo racconta lei stessa. È il nome di un'isola delle Hawaii e in dialetto polinesiano significa il punto dove il mare è più profondo. Lo hanno scelto i genitori sfogliando l'Atlante e per battezzarla così hanno pure dovuto insistere con il prete, perché Santa Moana non esiste. Moana è di Genova, la madre è casalinga, il padre è un ingegnere nucleare e proprio per il lavoro del padre passa anni in giro per il mondo. Poi torna con la famiglia in Italia, a Ovada, in provincia di Alessandria. Da ragazzina va a scuola dalle suore, ma è già un esibizionista. Ama farsi guardare, quando va in gita in terza media si fa scattare foto erotiche dai compagni di classe. La sua prima volta è a 15 anni, in una Mini Cooper parcheggiata in una pineta, con uno sconosciuto, un ragazzo di 23 anni, che le offre un passaggio quando la vede alla fermata dell'autobus. Non le piace e prima della seconda esperienza passerà un anno. Intanto va al liceo scientifico e studia anche chitarra e clavicembalo al conservatorio. Ma le sue ambizioni sono altre. Moana vuole farsi vedere. Dopo la maturità va via di casa e si trasferisce a Roma per fare cinema e TV. Dopo il liceo scientifico sono andata a vivere a Roma e mi sono iscritta a una scuola di recitazione. Ho frequentato per 3 anni, però nel frattempo lavoravo, facevo
Sereno Variabile, delle puntate di Sereno Variabile su Rai 2, non mi ricordo. E poi ho fatto teatro con Antonella Steni al Teatro Parioli, tipo 6 mesi, sì. E poi ho presentato un altro programma su Rai 2 per bambini, il sabato pomeriggio. Mentre conduce il Tip Tap Club, però, arriva anche il porno. Un giorno che ho conosciuto un ragazzo americano che mi piaceva moltissimo e faceva l'attore nei film hard, e ha detto: ma mi farebbe piacere che tu facessi la protagonista in un film dove lavoro io. E io, con una spensieratezza unica e incoscienza, totale, perché non sapevo poi quello che sarebbe potuto succedere, ho fatto questo film. Ma si può essere famose solo con il sesso, secondo te? Perché hai scelto il sesso? Perché penso che sia il mio linguaggio. Sono molto più generosa in pubblico che in privato, e anche più desiderosa di darmi, mi piace di più. Nel privato sono più riflessiva, più attenta, più timorosa, più chiusa. Valentina, ragazza in calore, è del 1982. Moana Pozzi usa uno pseudonimo, Linda Everett, ma non basta per nasconderla. Il film arriva anche a Ovada. Tutto il paese si mette in fila per andare a vedere il porno della figlia dei Pozzi. I genitori non le parlano per un anno. Poi lo scandalo arriva anche in Rai. Moana viene allontanata dal programma per bambini, ma non le dispiace, perché finalmente si comincia a parlare di lei. Negli anni successivi fa piccole parti al cinema. È in Borotalco di Carlo Verdone, nel primo Vacanze di Natale, anche in Ginger e Fred di Federico Fellini. Intanto però la cerca anche Riccardo Schicchi e le propone di entrare nella Diva Futura. Moana accetta. È il 1986, pochi mesi dopo è sul palco del Teatro delle Muse con Cornelia, Ramba e Ilona Staller, protagonista di Curve Deliziose. Si guadagna la sua prima denuncia, ma anche tanta pubblicità. Il suo nome finisce sui giornali e alla fine anche sulla locandina di un porno. Nel 1987 esce il suo primo film da protagonista, girato da Riccardo Schicchi e prodotto dalla Diva Futura. Si chiama Fantastica Moana. È l'inizio del vero successo. Moana, rispetto alle altre, spicca, perché rispetto alle altre ha tutto un altro fascino. Ha un sorriso che fa innamorare e uno sguardo che buca lo schermo. Quando parla, incanta e sa benissimo quello che vuole. Io ho avuto il coraggio e ho il coraggio di vivere come mi piace. Non mi è mai importato nulla, prima di tutto, di quello che gli altri potessero pensare di me. E ho sempre fatto tutto quello che desideravo. Io sono una che ci metto un secondo a decidere una cosa. Se mi piace la faccio, se no no. E poi non mi pento mai dopo. Anche perché quando ho sbagliato ho dovuto prendermela solo con me stessa ed è la cosa che preferisco. Non voglio dover dire un giorno: ah, ma se non avessi sentito quella persona. Io non ascolto nessuno, ascolto soltanto me stessa. Quel fascino colpisce sempre e colpisce tutti, anche chi con Moana lavora tutti i giorni, come Deborah, la segretaria. Tutti quelli che le sono intorno sanno che Moana è diversa, che Moana è semplicemente Moana. Era completamente diversa da quello che ci si aspetta da una pornostar. Se uno non avesse saputo che era una pornostar, non l'avrebbe mai immaginato. Vedevi soltanto una bella signora, poi le sembrava molto più grande dell'età che aveva, una bella signora borghese, ben vestita, altissima, era veramente alta. Poi lei già era 1,78 m, poi si metteva dei tacchi altissimi, quindi diventava veramente delle altezze stratosferiche. Era sicuramente molto bella. Poi non metteva in imbarazzo, perché non diceva mai una parola fuori posto. D'altra parte era una ragazza di ottima famiglia, ha scelto questo lavoro proprio per una forma di ribellione contro la borghesia della famiglia. Moana era molto determinata, lei quando aveva un obiettivo lo doveva raggiungere e afferrare, e ci riusciva. Poi però magari non era mai soddisfatta di quello che aveva ottenuto, e anche se faceva una vita bellissima, io oggi mi sono resa conto, ogni tanto
ci penso, rifacendo dei conteggi sulle cose, che, perché a volte io le trattavo dei contratti, delle ospitate, ma lei si portava a casa circa 60 milioni di lire dell'epoca al mese. Quindi comunque le fruttava tantissimo. Moana, infatti, comincia a tornare in TV. Per ospitate e interviste, certo, ma anche per condurre un programma pomeridiano con un giovane Fabio Fazio. Il finale è il solito, uno scandalo e tanta pubblicità. Rai 3 mi ha chiamato per una trasmissione, Jeans 2 mi pare. Le casalinghe insorsero così, scrissero alla Rai dicendo che io non potevo lavorare in televisione perché... facevo pornografia, insomma. Altra rete, altro scandalo. Nel 1988 Antonio Ricci crea Matrioska, varietà per la seconda serata di Italia 1. Nel cast ci sono Silvio Orlando, David Riondino, Sabina Guzzanti e anche Moana Pozzi. Prima della messa in onda della prima puntata, però, Silvio Berlusconi blocca tutto. Fra i motivi, la rubrica All'angolo della vergogna, presentata da una Moana completamente nuda. Dopo la bocciatura del presidente di Fininvest, Antonio Ricci minaccia di andarsene. Berlusconi fa di tutto per non perdere l'autore di punta del suo programma di punta, Drive-In. Alla fine si trova una mediazione e Ricci accetta alcune modifiche. Il nudo integrale di Moana, però, resta. Il programma cambia nome, diventa L'Araba Fenice. Le 13 puntate dell'unica stagione vanno in onda dall'aprile a luglio del 1988. Moana, intanto, continua a girare film. Dopo Fantastica Moana ne escono 8 in 3 anni. Viene anche diretta da uno dei maestri del porno italiano, Mario Salieri. Salieri è giovane, è poco più che trentenne, ma lavora nel settore già da una decina d'anni. Iniziai a entrare nel circuito andando a importare in Italia delle videocassette già presenti sui mercati stranieri. E quindi creai praticamente un mercato a Napoli, che era la mia città di residenza, e in tutto il sud Italia, in cui fornivo alle videoteche del materiale audiovisivo di carattere pornografico. Da qui l'idea di cominciare una produzione propria, diciamo, no? Andando a realizzare dei prodotti con uno stile che ritenevo fosse quello richiesto dal mercato. E così nel 1984 ci fu la produzione dei primi 4 film. I primi 4 film sono Napoli Sex, Capri Vacation, Remember e Violence. Tutti girati a Ischia. Per la loro uscita, Mario, che di cognome fa Altieri, comincia a usare il suo nome d'arte. Lo prende da Antonio Salieri, il rivale di Mozart. Diventa da subito uno dei pochi registi in un mondo di vigili urbani. Secondo la mia interpretazione, nel porno esistono due categorie. Esistono quelli che io definisco i conduttori o regolatori di traffico e i registi. E quando dico regista intendo dire una figura che conosca l'arte di dirigere un set. Gli altri sono semplicemente dei direttori di traffico, persone insomma che si avvalgono di cameraman per organizzare scene di carattere squisitamente sessuale, basta insomma. Quindi ecco, c'è questa differenza che va tenuta conto. E poi naturalmente va tenuta conto anche in funzione dei tempi, perché la famosa Golden Age del porno includeva tutta una categoria di professionisti altamente qualificati, spesso provenienti dai circuiti del cinema tradizionale, che operavano nell'industria per adulti con degli pseudonimi, quindi diciamo persone dotate di grandissime capacità tecniche. Dopo invece, con l'avvento, soprattutto con l'avvento del periodo digitale all'inizio dei 90, metà dei 90 più o meno, insomma, sono entrati nel settore una miriade di persone che non avevano alcuna cognizione di causa, nessuna conoscenza tecnica, cioè si limitavano appunto a dirigere il traffico in una camera, in un salone, piuttosto che nel giardino di una villa, insomma. Negli anni dell'esplosione del porno, nonostante processi e sequestri a cui vanno incontro tutti, i soldi non mancano. Veramente non c'erano limiti. Se avessi operato all'estero, certamente oggi avrei potuto garantire un futuro da paperone non solo ai miei figli, ma anche ai miei nipoti e ai miei pronipoti.
Il problema è che, essendo italiano, io ho pagato, a differenza dei miei colleghi, il fatto di non aver potuto sviluppare l'azienda come avrei voluto, insomma. E quindi ero sempre lì al limite tra legalità e illegalità. È stato veramente un inizio difficile che, nonostante tutto, mi ha consentito di guadagnare molto, molto bene. Alla fine degli anni Ottanta, Salieri investe parte di quei guadagni per ingaggiare la star del momento, Moana Pozzi. Ma le cose non vanno come spera, almeno sul set. Moana Pozzi nella vita era una ragazza molto intelligente, una ragazza istruita, una ragazza educata, una persona veramente splendida. Sul set era pessima, a mio avviso naturalmente, questa è una mia personale opinione. Naturalmente il vantaggio di Moana era quella che era ben accetta nei salotti televisivi, radiofonici, perché riusciva a porsi da buona comunicatrice, diciamo che era una rappresentante degna della nostra categoria, però davanti alla cinepresa, davanti alla telecamera, era veramente, secondo me, inguardabile proprio. Perché? Perché era molto fredda, era molto molto fredda, lei non si lasciava coinvolgere dalle scene, e siccome all'epoca guadagnava tantissimo, io personalmente per un solo film la pagai 100 milioni di lire, mi riferisco a un film realizzato nel 1989 che si chiamava Inside Napoli, per quella cifra io mi aspettavo veramente un artista capace di essere coinvolgente in scena, di riuscire a trasmettere delle emozioni particolari. In realtà era di una freddezza veramente sconcertante, sconcertante. Andò bene quel film però? Quel film andò non bene, di più, andò benissimo, anche perché Moana fino a Inside Napoli era sempre stata utilizzata in situazioni, diciamo, di genere, di carattere un po' internazionale. Io invece l'andai a inserire in un film dal contesto tipicamente partenopeo, portandola a Napoli nei quartieri spagnoli, dove ricordo che si bloccò l'intero traffico. Ecco, lei fece quel film che tra l'altro è bruttissimo secondo una mia opinione, che però all'epoca incassò delle cifre incredibili. Si può essere d'accordo o meno su quello che dice Salieri delle performance, ma una cosa è certa: tutto quello che Moana fa diventa un successo. La garanzia è il suo nome. Basta quello. 5 lettere, 3 vocali e 2 consonanti. Quel tipo di garanzia nella storia del porno verrà accettato solo in un altro caso, con un ragazzo che, proprio in quegli anni, fa il suo esordio. Anche per lui basterà il nome. 5 lettere, 2 vocali e 3 consonanti. Rocco. Questo era Porno, una storia italiana. Testi, voce, interviste ed editing audio di Antonio Cristiano e Yuri Rosati. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. Montaggio, selezione musicale e musiche originali di Antonio Cristiano. Una produzione Jedi Visual.